Cristian, concordi sul fatto che lo Sport Ability Day è come esordire nel giorno di un derby e vincerlo? È qualcosa di meglio perché è veramente un momento in cui l'inclusione e i sorrisi regnano ed è una manifestazione veramente straordinaria. Abbiamo assistito prima al primo derby special, finito in parità, una grandissima emozione, le ragazze sono state bravissime. Fenomenali, un attaccamento alla maglia, una voglia di divertirsi, una voglia di sorridere eccezionale, bellissimo esserci stato, è motivo d'orgoglio, sono contento, mi auguro le prossime edizioni siano ancora più importanti. Massimo, è stato il tuo supporto anche all'asta di Stelle nello Sport con le maglie dei tuoi colleghi che ci hanno aiutato a raccogliere anche una bella somma per l'associazione Gigi Ghirotti. Sai, quando ho telefonato ad alcuni colleghi che ricoprono maglie importanti, non ultimo il capitano della nazionale, non si sono tirati indietro, hanno voluto essere presenti e li ho ringraziati personalmente a nome di Stelle nello Sport e della Gigi Ghirotti. E anche se è piccolo, però è sempre un buon contributo che può aiutare tante persone. Claudio, che emozioni questo primo derby femminile special? Guarda, veramente una cosa che ti scalda il cuore, perché queste iniziative sono veramente straordinarie e speriamo che crescano ancora. Adesso ci daremo da fare un po' tutti perché tutti questi ragazzi, queste ragazze, queste possano comunque sentirsi, no, partecipi di tutto anche attraverso lo sport, che è un momento di aggregazione unico e che andrebbe interpretato sempre così. Sono state bravissime. Molto brave, veramente. Ma proprio anche questa freschezza, diciamo così, no, nel giocare, nel cercare di vincere, nel cercare di divertirsi. È stato veramente emozionante, guarda, te lo giuro. Giulio Attardi, nelle vesti anche di allenatore in questo momento, non solo di organizzatore, ci fai un riassunto della giornata calcistica dello Sport Ability Day? Tanto entusiasmo, tanta energia da parte dei ragazzi, accompagnati anche da grandi campioni. Allora, mi divido perché stanno giocando le due squadre del BIC, e gialli e rossi sono in campo, sono tutte e due insieme. È stata una festa incredibile, e c'è un sole che ci ha dato l'ultimo colpo e ne siamo anche felici. I ragazzi sono contenti, sono stanchi, ma sono stanchi perché hanno fatto una marea di cose. Se solo vedo le fotografie che mi sono arrivate dagli istruttori, chissà quanto ci metterò a vedere tutto quello che hanno fatto, dai pony all'arco alla pallavolo che hanno fatto prima. Però il torneo di calcio è stato davvero bello perché le squadre si sono affrontate in modo corretto e le abbiamo fatte giocare anche in base ai loro livelli e abbiamo tutto, quando dico tutto, ci sono gli arbitri, la terna arbitrale che ha fatto tutto, e avevamo i ragazzi di scienze motorie che ci hanno aiutato, una marea di volontari che hanno seguito i ragazzi, e guarda, è stato bellissimo e adesso o mi seguite o vi lascio perché ci stanno giocando.